Saluto e ringrazio tutti gli ospiti qui presenti. Saluto e ringrazio il Presidente della Provincia di Bari, Professor Francesco Schittulli. Saluto e ringrazio il Sindaco di Altamura, Dottor Mario Stacca. Saluto e ringrazio l'Assessore della Provincia di Bari, Professor La Bianca. Saluto e ringrazio il Consigliere Comunale, Nicola Clemente. Saluto e ringrazio anche i candidati della lista Movimento Schittulli, dei quali ovviamente non starò qua a elencare nome, cognome e professione per ovvie ragioni di tempo. Mi limiterò invece a sintetizzare i loro e i miei principi ispiratori, che poi sono le tre cose che meglio ci fanno stare al mondo, ovvero scoprire, creare e aiutare. Scoprire, sappiamo bene, è riservato a pochi. Il nome di questi eletti è normalmente destinato a riecheggiare nel tempo, anche dopo la loro morte, per il grande contributo che essi offrono alla società. Alludo a personaggi del calibro di Pitagora, Euclide, Leonardo da Vinci, Alessandro Volta e quant'altri. Ebbene, soltanto per cercare di aumentare la percentuale di probabilità che qualcuno dei nostri figli, qualcuno dei nostri giovani concittadini possa rientrare nell'elenco che ho appena letto, noi pensiamo, grazie anche al Fillurg che ci lega con alla provincia di Bari, noi pensiamo di poter edificare delle scuole con la S maiuscola, con tanto di laboratori scientifici ed informatici e professori in gamba, dove allenare i cervelli. E soltanto così potremo almeno sperare che qualche nostro giovane concittadino diventi famoso per cui sopra. Come il primo però, anche il secondo dei principi ispiratori lascia il segno nel tempo ed offre un contributo alla collettività. Alludo a creare. Creare inteso nel senso di creare una famiglia, creare una vita, creare un prodotto, creare un'attività, creare lavoro. Ebbene, noi vogliamo creare lavoro, perché è una sensazione bellissima che arricchisce noi e gli altri. In realtà noi pensiamo che il Comune di Altamura abbia tante di quelle proprietà che risultano in bilancio soltanto come costi. Potremmo vendere quelle proprietà e con il ricavato riqualificare la zona industriale per renderla degna di una città di imprenditori, riqualificare le periferie e renderle degne degli abitanti e magari addirittura belle. E anche la zona mercatale, regolamentando l'accesso e la permanenza degli ambulanti, perché sappiamo bene, il consigliere Nicola Clemente nell'ultimo consiglio ha parlato di scempio insopportabile. Tutto ciò sarà linfa per l'economia locale e per far sì che ciò accada, ovvero che il danaro di Altamura rimanga agli altamurani, ipotizziamo un escamotage, spezzettare i grossi appalti in appalti più piccoli in maniera da consentire l'accesso alle medie e piccole imprese, in maniera tale che gli appalti più grossi siano accessibili solo a quelle 4 o 5 grosse aziende che normalmente li vincono. Concludo con l'ultimo principio ispiratore, aiutare, un'attività tanto nobile quanto consentita a tutti, ma messa in pratica da pochi, anzi pochissimi, in molti casi soltanto la notte del 24 dicembre, magari prima di affrontare il cenone a cuor leggero. Invece vi sono molte famiglie in questa città che hanno bisogno di aiuto. Hanno timore addirittura di uscire di casa perché non hanno i soldi per fare la spesa, per acquistare il cibo, per il pranzo, per la cena o per comprare un paio di occhiali ai propri figli. Mi riferisco a quelle famiglie a basso reddito che hanno in casa un portatore di handicap, un malato, un anziano. A loro mi riferisco, per carità non voglio puntare il dito contro nessuno, ma dobbiamo cercare di evitare che tutto questo possa ancora accadere. Ed è per questo che anziché distribuire aiuti a macchia di leopardo, pretendiamo che nel bilancio comunale sia istituito un capitolo di spesa, magari cospicuo, per queste famiglie e magari le cospicue somme delegate a un consigliere comunale, delegare un consigliere comunale per spendere queste somme, ovvero scovare queste famiglie e aiutarle. E nella speranza che questo consigliere comunale sia proprio uno di qui presenti candidati, lascio la parola al sindaco, dottor Mario Stacca.